Everybody loves a baby, and it might as well be you, pretty baby. Ehi, senta un po', per favore. Lei si rivolgeva a me? Sì, è il Colle dei Passeri, questo qui. Tale è il nome di questa comunità, sì. Io devo andare a Via dei Platani 21. Hanno chiesto un taxi. Ah, c'è qualcuno che parte? Ed io che ne so, vogliono un taxi, ecco tutto. Lei sa dov'è? Lo so, vada dritto e volti a sinistra alla prima strada e la quarta casa a destra. Grazie mille. Il piacere è tutto mio. Scusi, mi dice che cosa fa con quella penna? Un incrocio di un esemplare della famiglia Iridacea. Come ha detto? Sto tentando di creare un nuovo tipo di iris, li allevo. Sul serio? Come certa gente alleva i cani da punta. Il sistema, che lei ne pensi, è identico. Camillo! Sì, mamma? Che voleva l'uomo del taxi? Deve andare a Via dei Platani 21, mamma. E come mai da Rigo King hanno bisogno di un taxi? Non lo so, mamma. Allora perché non gliel'hai chiesto? L'ho fatto, ma non lo sapeva neanche lui, mamma. Oh, non riesci mai a saper niente. Lo beva adesso, prima che diventi freddo. Lascia stare il latte. Spingimi davanti all'altra finestra. Presto. Fai attenzione. Presto, presto. Via questo vitello! Richiamatelo! È un cane da guardia, lo teniamo apposta per mordere gli strani. Stia tranquillo, non le fa niente. Vieni, Enrico. Che ha? Non le piacciono i cani? Chi è? Roddy, vuoi smetterla di piangere? Ha chiamato un taxi, lei. Mi rincresce, ma lei ha sbagliato casa. Io non ho chiamato un taxi. Roddy, fai il piacere di smetterla. Eppure il numero 21. Qualcuno ha chiamato un taxi da qui? Mi dispiace, deve essere uno sbaglio. Non è uno sbaglio, signora King. Sono io che l'ho chiamato. Veramente, signora, io non capisco perché. C'è poco da capire, sta. Me ne vado, ecco tutto, e su due piedi. Ma non è possibile, lei non può andarsene così senza... È quello che dice lei. Vuole che gliele metta nel taxi. Se riesce a passare quei diavoli e quel cane infernale senza essere sbranato. Mia cara signora, non so che cosa l'abbia disturbata. Ah, non lo sa, e glielo dico io. Sono i suoi tre marmocchi che m'hanno disturbata e quell'orribile cane. Disturbata, ma l'ho fatta ammattire. Non accetterò mai un altro impiego dove hanno bambini o animali, glielo giuro. Avevamo già i tre bambini e il cane quando lei venne qui. Non ce li siamo procurati dopo il suo arrivo. Lo so, dovrei farmi esaminare il cervello. Buongiorno, signora. E mi mandi un vaglia per i giorni che mi spettano. Tanto meglio, mamma. Quella donna era un impiastro.
Non sapeva cucinare bene, sei molto più brava tu, mammina. Pronto. Buongiorno, signora King. Un momento, prego. Sì? Sua moglie, signor King, al 2. Grazie. Pronto, amore? Senti, il signor Camoni ci ha invitato. Cosa? Non è vero. Che vecchia strega. La donna se n'è andata. No, è Bill, sta tranquilla, di pure. Cosa? Ho detto che in un certo senso sono più contenta così. Non faceva che bere birra a tutte le ore. Come? Stasera? Ma come facciamo? E chi bada ai bambini? Non ti resta che trovare una governante. Ti ho detto che il signor Camoni ha invitato noi due, Bill e Erna, a pranzo stasera. Non lo so. Sì? Dille che anche Erna ha protestato, ma troverà la governante, guai a lei. Ma io... Amore, non posso discutere adesso, ho una causa alle 10 e più tardi. Telefona per una governante. Sì, e va bene, tenterò. Ciao. Oh, Roddy, per amor del cielo! Salve ragazzi. No, Enrico, levati di lì e lasciami. Va via. Sei tornato presto. Ma non potete insegnare a quel bue a non far cadere la gente? È contento di vedermi. Ne è contento di vedere tutti. Che cos'hai lì? Gelato. Evviva! Che bello! Torna qui subito, Enrico! Vieni qua! Ciao, padrona. Io ho bordato roba, come ti ho detto. Gelato di fragola, cioccolato, limonata e erbagini. Va bene? Grazie, amore. Di, padrona, prima che torni tuo marito, me lo dai un bacino? Hai scelto male il momento per fare lo spiritoso. Ah, non prenderti l'amore, troverai un'altra donna. No, non voglio neanche cercarla. Quell'altra ci è costata un occhio della testa. Non possiamo permetterci una donna per ora, lo sai. A meno che tu abbia avuto l'aumento. L'hai avuto? No. Ma un invito a cena dal principale mi pare un buon segno. E per stasera hai trovato? E le figliuole. And I phoned at least 15 of the little darlings. Oh, beh, abbiamo ancora tempo. Me ne occupo io mentre dai la cena ai bambini. Spero che avrai più fortuna di me. Pronto? Potrei parlare con Dora per piacere? Ok. Grazie. I bambini sono tutti e tre a letto, grazie a Dio. Brava. Che sciocchezza doversi mettere in gingheri per un pranzo alla buona. Loro pranzano sempre in pompa magna. Ridicoli. Tanto vale rinunciarci, non troverai nessuno a quest'ora. Pronto? Ah, buonasera Agnese, sono contento che l'ho pescata. Sono il signor King, volevo sapere se poteva... Ah, capisco. E non può andare a ballare domani sera? Oh, sì, 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 me ne rendo conto. Buonasera. Non sarebbe meglio telefonare a Camoni e dirgli che non troviamo una governante? Già, così mi licenzia per insubordinazione. E perché no? Quando ti deciderai a lavorare per conto tuo invece di prendere calci dal signor Camoni, sarà un gran bel giorno. Senti, amore, te l'ho già detto. Per aprire uno studio d'avvocato non basta la targa sulla porta. Si devono stabilire contatti, ci si va per gradi. E non ci si arriva da un giorno all'altro. Tu sai che ho ragione, vero? So che sei molto più intelligente di quel tuo principale. Grazie. E che ne è di quella vecchietta che venne tempo fa, quella con il porro sul naso? È troppo tardi. Vada, Erna. Ah. Pronto, parlo con la signora Phillips? Ah, buonasera, sono il signor King.
Potrei parlare con la sua figliuola? Ecco, vedi, è in casa. Mirella? Sì, mamma. C'è il signor King al telefono. Credo che voglia fidarti i bambini. Ah, no. Non sono mica pazza. Quel trio infernale. Digli che mi è preso un accidente. Pronto? Sì, ho sentito, signora. Le è preso un accidente. Oh, carazzo. Hai perduto la favela, amor mio, o hai perduto il fascino? Si potrebbe chiamare Gina. Ah, no, caro. Perché? Cos'hai contro Gina? In primo luogo è mezza scema. E in secondo luogo ha una stupida, ridicola cotta per te. Oh, fammi il piacere. Non fare l'innocentino. L'ultima volta che la chiamasti cercò di carezzarti la mano proprio sotto il mio naso. Che colpa ne ho se ho un fascino irresistibile? Hai ragione, caro. Ah. Va bene. Pazienza, prova a chiamarla. Secondo me sei tu che sei innamorato di lei. Di quella marmocchia? Come sono felice che mi ha chiamato lei. Io adoro badare a quei deliziosi bambini. Brava, così staremo tranquilli. Stasera avevano telefonato parecchi altri perché ci andassi, ma non ci sono voluta andare perché speravo tanto che mi chiamasse lei. Oh, come sta bene con lo smoking. Caro. Mi sono messa lo smalto sulle unghie. Le piacciono, signor King? Sì, belle. Ho messo anche un nuovo profumo. Si chiama Nuit d'amour. È francese. Oh. Cioè, notte d'amore. Le piace? Sì. Un po' forte. Buonanotte, Gina. I bambini dormono tutti e tre, ma se dovessi chiamarci, il numero del telefono è sul tavolo. Ah, sì. Ecco qua, Gina. Oh, grazie, signor King. Spero che si diverta. Sì, Gina. Anch'io. Oh, non le dispiace se faccio qualche telefonata, vero? Ci si annoia tanto a star soli. Va bene, Gina, ma non stare appesa al telefono tutta la sera. E ricordati che i bambini devono dormire. Va bene. Buonanotte, Gina. Buonanotte. Quant'è cara. Sei ben sicuro che non preferisci restare a casa con lei, tesoro? Cosa t'è preso? È quel profumo di Gina. Risveglia la belva in me. Oh, sta buono. 5 e 6, 11 e uno che portavo, 12. Se ci fosse stato un po' più da bere e meno da giocare. Già, la serata sarebbe stata meno asfissiante. Oh, Erna, come puoi dirlo? Non ti senti onorata di essere stata invitata alla reggia? Bada come parli. Oh. Dunque, voi due siete pari, ma noi abbiamo vinto 5 dollari e 20 ai cammoni. Cosa? Senti, bello mio, i cammoni devono vincere, se ci tieni molto ad avere quell'aumento. Sticché io dissi alla signora, non potrebbe trovare avvocato migliore del signor Cammoni. Dunque, Enrico, ha fatto i conti? Qual è la brutta notizia? Buone notizie. Lei e la signora sono i soli vincitori, 5 dollari e 20 centesimi. Ah, ha visto concentrazione e memoria, qualità che voi giovanotti fareste bene a esercitare. Grazie, signore. Hanno vinto 1,20 dollari a noi e 4 dollari ai filbi. Oh. Bene, bene. Puoi dirlo forte, non vince mai. Ma chi può essere a quest'ora? Vado io a vedere. Lei prende latte e zucchero, vero, Reggie? No, caffè. Buonasera. Oh, Roberto. Salve, Camillo. Avanti, avanti. Temo che sia un'ora avanzata per far visita, ma ho trovato una lettera nella mia cassetta indirizzata a te, Orazio, e siccome ero appunto di passaggio, ho pensato... Oh, buonasera, Marta. Buonasera. 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 Ah, ecco qua. Non mi spiego come mai il postino abbia potuto confondersi. Sono desolato, ma l'ho aperta inavvertitamente prima di accorgermi. Naturalmente non l'ho letta. Grazie, Camillo. Era una cosa importante, caro? No, no, solo una circolare. Gradisci una tazzina di caffè, Camillo, e un pasticcino? Ma sì, ce n'è per tutti, sai. Veramente dovrei tornare subito da mamma, ma forse potrei fare un merendino prima. Ma certo che puoi, mamma starà dormendo. Prendi zucchero, vero, Camillo? 3 zolle, prego. Come stanno venendo i nuovi Iris, signor Appleton? Le confesso che mi sorprende veder lei e sua moglie qui, signor King. Perché? Sono passato per caso davanti a casa loro e credevo che intrattenessero i loro ospiti.
Ospiti? Non abbiamo ospiti. Oh sì, le assicuro, la casa era illuminata a giorno e si sentiva la musica all'altro capo della strada. E ho visto una folla di persone che ballavano. La tua cara Gina. Non credevo che tornassero così presto. Me lo immagino. Ciao, papà! Li abbiamo guardati ballare. Voi altri, scappate subito a letto. Avanti, di corsa! Che idea, far alzare il piccino a quest'ora di notte. Devi essere impazzita. Oh, signora King, non si sarà mica seccata perché ho invitato qualche amico. C'era a morire di noia, altrimenti a starsene seduti così. Se fossi tua madre, Dio me ne scampi, farei in modo che ti fosse estremamente doloroso sederti per qualche giorno. Senti, Gina, credo sia meglio che i tuoi amici... Oh, signor King, lei mi fa proprio pena. Ha un gran brutto caratteraccio sua moglie, sa? Beh, che cosa vuole? Buongiorno, signor Telle. Stavo ammirando la sua aiuola di iris neri. Lei lasci stare i miei iris. Non ho dimenticato quello che è andato dicendo di me e della commessa del fioraio. Ho detto soltanto... Tenga soltanto la bocca chiusa. Ah, sì? Oh, buongiorno, signor Mafiero. Deve aver avuto molti invitati ieri sera. Vuole una lista di quelli che si sono sborniati o se l'è già procurata? Non è il caso di essere sgarbato, ho fatto solo un'osservazione amichevole. Vada a farle a casa sua. Solletica quel fiore. Già, perché? Non gli faccio il solletico piccino, sto raccogliendo. Correte via e lasciatemi lavorare, ho il permesso della mamma. Staremo buoni, ma ci dica che cosa fa. Avete mai visto un'ape volteggiare da un fiore a un altro? Sicuro. Ebbene, io faccio quello che fa l'ape. Ah, fa l'ape. E sa pungere anche. Va a giocare. Trovata? Di sopra non c'è. Come può essersi cacciata? Ah, eccola qui. Che diavolo sta combinando? Dice che abbiamo un ottimo iris maschio e mi ha chiesto un po' di polline per incrociarlo con uno dei suoi. Dovremmo fargli pagare la monta. Ciao, amore. Oh, buongiorno, Gino. Buongiorno. E dia a me, le risparmia la strada. Ah, grazie. Ecco. C'è nulla di interessante? Oh, buongiorno, signor King. Il postino mi ha chiesto di consegnarvi la posta, signore. Grazie. Ha potuto prendere il polline che voleva? Oh, sì, spero di ottenere un ibrido interessantissimo. Mi fa piacere. Beh, arrivederla, signor King. Badi che ci spetta il più bello della nidiata. Arrigo, vieni qui subito. Ho avuto una risposta. Risposta a che? All'annuncio. Tesoro, non te l'avevo detto, ma dopo il fatto di Gina ho messo un annuncio sul giornale e ho avuto una risposta ideale. Annuncio per cosa? Una governante, amore, una governante fissa. Oh, sei pazzo. Sapevo che avresti detto così, perciò non te l'ho detto. Senti che cosa avevo scritto. In qualche parte deve esserci una persona di scarsi mezzi che in cambio di un'incantevole camera con bagno privato e pensione vorrà aver cura di 3 adorabili bambini la sera e dare qualche aiuto in casa. Ambiente colto e raffinato. Scrivere dettagliatamente casella 2301. Non ti pare un'esagerazione chiamare quei 3 adorabili? Ad ogni modo sembra che ci sia cascata. Ecco la risposta. Gentile signora, se ancora in tempo desidererei occupare il posto da lei offerto. Il genere di lavoro cui mi dedico mi rende indifferente a quanto mi circonda, purché abbia un luogo in cui goda della massima solitudine. Ho studiato psicologia e sono perfettamente in grado di trattare bambini di ogni età con efficienza e disciplina. Distintamente, Elia Belvedere. Non ti pare che sia una perla?
Sì, scrive in modo conciso e senza fioriture, ma che ne sappiamo di lei? Ad ogni modo, voglio tentare la sorte. E va bene, fa un po' come vuoi. A stasera. Ciao, amore. Così sta bene. Lascia stare. Se n'è andata la macchia? Sicuro, non si vede quasi più. Se fate entrare di nuovo il cane qua dentro, vi prendo a scapaccioni. Va bene, ho capito. Resi? Ehi, dove vi siete nascosti? Siamo nella camera della donna, vieni su. Non posso, c'è una poltrona per le scale. Lo so, è incastrata. Non ti perdere così, scavalcala. Tony, lascia stare quel lume. Sentite, andate un po' giù e portatemi quella roba che vi ho detto. Va bene. Ciao. Ciao. Ciao, papà. Ciao. Ciao, amore. Salve. Hai avuto un bel terremoto? Ah, abbiamo lavorato come tante formiche. Sono così felice. Arriva. Chi? Elia Belvedere. Eh? La governante che ha scritto stamane. Oh. Ho deciso di non perdere più tempo e le ho mandato un telegramma dandole tutte le informazioni. Lei ha risposto e io ho ritelegrafato. E ora leggi qua. Condizioni accettabili. Arriverò ore 21:35 a stazione centrale. Elia Belvedere. Mamma! Papà! Dateci una mano! Avanti, renditi utile. Fate presto, questo affare pesa. Anche il mio. Bravi ragazzi, poggiateli finché papà non toglie la poltrona. Vorreste dire a papà dove migra la sua poltrona preferita? Ma amor mio, bisognerà ben darle una poltrona comoda per sedersi. Già, e le dai Nerone perché abbia una compagnia intellettuale. Certo, nell'avviso ho detto che qui offrivamo un ambiente colto e raffinato. Non sarà mica male che venga a sapere che io almeno ero una scultrice. Sì, cara. E poi ci redimerà dall'onta che io non sono che un misero avvocatuccio che lotta per riuscire. Mm? Ma stai lottando con scarso risultato in questo momento. È inutile, caro. Ci ho provato per ore. Smettila di dettar legge e spingi. Ci penso io a muoverla. Voi altri levatevi di lì sotto. Su. Forza, una bella spinta. Su. Forza. Dai. Non capisco perché tardino tanto. Forse il treno era in ritardo, lo sono quasi sempre. Erna, ti dispiacerebbe raccogliere quei cuscini? Sì. Avevo detto ai ragazzi di non entrare là. Pronto? Ah, Bill, sei tu. Sì, è qui. Erna, è Bill. Oh! Ciao, tesoro. No, non si sono visti. Non c'è venuto l'orribile dubbio che Arrigo l'abbia fatta ubriacare al bar. Beh, non tornare a casa troppo tardi, devo uscire presto domattina. Sì, tornerò a casa appena arriva, con una descrizione dettagliata. Ciao. Oh, forse sono loro. Ma è impossibile. Arrigo ha la chiave. Desidera? La signora King? La signora Resi King? Sì. Buonasera, signora. Io sono Elia Belvedere. Chi ha detto? Elia Belvedere. Non è possibile. Perché no? Mi aveva visto prima d'ora? No, non l'ho mai vista. Vede, quindi. Buonasera. Erna, quest'uomo sostiene che è Elia Belvedere. Ho sentito. Erna, ti prego. Mi scusi, questa è la mia amica, la signora Philby. Oh, non abita qui? No. Felicissimo. Io non so proprio che cosa dire. Capirà, noi non ci aspettavamo un... Ecco, naturalmente credevo fosse una donna, perciò... Il suo annuncio di cui ho una copia con me non specificava il sesso. Può anche darsi, ma dalla richiesta era ovvio. Io volevo qualcuno che mi aiutasse in casa e badasse ai miei bambini. Signora King, ho per tutti i bambini un'antipatia profonda. Ma le assicuro che so prontamente accudire ai loro bisogni, spiacevoli ma necessari. Scusi... Ma sono reduce da un lungo e faticoso viaggio in un treno affollato. Posso vedere la mia camera? Ecco, io non... Senta un po', signor Belvedere, è evidente che lei è qui sotto mentite spoglie. Al contrario. Se arrivasse una donna sostenendo di essere Elia Belvedere, sarebbe lei qui sotto mentite spoglie. Posso vedere la mia camera? Ma mio marito non è in Questo casa. Questo oserei dire mi lascia nella più completa indifferenza.
Immagino che lei non richiedesse i miei servizi per badare a lui. No. Ora, posso vedere la mia camera? Ma... Bene, venga pure. È di sopra. Buonasera. Bambini, che cosa fate in piedi? Su, tornate a letto adesso. È lui la governante. Ma che buffo. Basta così, andate a letto. Questi sono i miei figli, Larry e Tony. E il piccolo dorme. Mamma, perché un uomo? Ha visto, signor Belvedere, anche loro credevano che fosse una... Ad ogni modo, sembra che lei li abbia affascinati. L'affascinamento, tengo ad assicurarle, non è reciproco. Da che parte, prego? Andate a letto. Che tipo? Noi abbiamo fatto del nostro meglio per renderla accogliente. Spero che le piaccia. Quando avrò eliminato le note di cattivo gusto, credo che sarà di mia completa soddisfazione. Per il mio lavoro richiedo un ambiente di spartana semplicità. Posso chiederle qual è la sua professione? Certo, sono un genio. Va tutto bene? Perfettamente, a quanto mi risulta. Per il momento. Con un'eccezione. Glielo cambio. Oh, che ridere. E adesso come faccio? È Arrigo. Ciao, amore, sei tornato. Brava. Bell'affare hai combinato col tuo annuncio, non si è fatta vedere. Sono rimasto lì ad aspettare finché m'han quasi cacciato dalla stazione. Tesoro, devo dirti una cosa. Mentre tu eri via... Che c'è da ridere? Dai, coraggio, diglielo. Sai... Non ha coraggio, mi ucciderà. E smettetela. Signora King... Prima di ritirarmi per la notte, vorrei informarmi a che ora viene servita la colazione. Io... Verso le 7:30, di solito. Grazie. Sarà bene che la avverta che sono vegetariano. Prendo succo di frutta, caffè e fette sottili di pane glutinato tostate. Vedrò di ricordarmene. Grazie. Buonanotte. E quello chi è? Quello, amor mio, è Elia Belvedere. Eh? Su, Larry, basta con lo zucchero. Oh, mamma. Vuoi un altro mal di denti? Arrigo, ti prego, metti giù il giornale e dammi retta. Che cosa hai intenzione di fare con Belvedere? Semplicissimo. Appena si degnerà di scendere a colazione, lo caccio di casa senza tante chiacchiere. Forse hai ragione. Ma devi dirglielo tu, ne ho soggezione. Oh. Io trovo che è carino, pure io. Invece io no. E anche se è un genio, vado a dirgli che si spicci a venir giù. Vengo con te. No, voi state seduti e continuate a mangiare. Roddy, guarda che ce le prendi, sai! Che faccia di corno. Ah, non te la prendere, tanto se ne va. Non sento rumore, probabilmente dorme ancora. Signor Belvedere. Che se ne sia andato. Dio volesse. Buongiorno. Ci scusi se la disturbiamo proprio ora, ma abbiamo bussato. Non ne dubito, signora King. Quando pratico lo yoga sono del tutto fuori del mondo. Non vedo e non odo nulla. La colazione è servita?
Sì, e faccia il piacere di spicciarsi, perché sarò io... Sarò da lei in un istante, signore. Ma senta un po' lei. Io non... È inutile, caro. È fuori del mondo, te l'ha detto. Ah, che sciocchezze. Non ho mai sentito una cosa simile. Mi fa senso. Stai buono, bambino. Lascia in pace il signor Belvedere, tesoro. Questo è un gran complimento. Di solito non tollera gli estranei. Stia a sentire, signor Belvedere, io sto agli scherzi, ma così non può andare avanti. E perché no, se è lecito? Io mi impegno di adempiere ai termini del patto e non vedo ragione perché lei venga meno ai medesimi. Ma è una situazione impossibile. Tante cose non possiamo pretenderle da lei. Per esempio, farebbe il bagnetto a Roddy? Per anni ho fatto il bagno con ottimi risultati a individui di ogni età e sesso. E nessuno ha mai avuto a lamentarsi. Non lo fare un'altra volta. Adesso basta, Roddy. Smettila, capito? Mia moglie mi ha detto che lei è un genio. Per l'appunto. Allora, se non sono troppo curioso, le rincresce dirmi che forma prende? Sono a modo mio un filosofo. Ah, ho capito. Se ne sta seduto a meditare. Signor King, se ci fossero state più persone sedute a meditare, il mondo non sarebbe ora ridotto in questo infernale pasticcio. Ma forse non ha torto. Ma lei, signor Belvedere, si intende davvero di bambini? Signora, le ho già detto ieri che ho per essi una spiccata antipatia e i suoi, se mi permette, hanno abitudini e modi particolarmente ripugnanti. Comunque le assicuro che saprò ridurli alla ragione, se mi si dà mano libera. Salute. Ah, stamane farò tardi in ufficio. Beh, bambini, ci vediamo stasera. Ciao, papà. Addio, accompagnami, papà, al garage, Resi. Eccomi. Permesso. Prego. Voi rimarrete seduti. Mangiate composti e masticate ogni boccone 28 volte. Non 20, badate, o 26, ma ben 28 volte. Ah, non so che dirti. Tu che ne pensi? Vogliamo vedere come va per qualche giorno? Tentiamo. Se non altro sembra che ai bambini piaccia. Che è successo? Che è stato? Oh, Roddy! Signora, dall'inizio di questo pasto infelice suo figlio mi ha bersagliato con la sua pappa. Gli ho impartito una lezione pratica e come loro possono constatare non la gradisce. Garantisco che non aspergerà più di avena nemmeno alcuna altra persona, mai. Signor Belvedere, da questo istante l'assumo. Lo faceva sempre con me. Ha avuto una buona idea. Non potrei darle più ragione, signor King. Può dire senza tema di errore che ne ho sempre. Che cosa state combinando voi due? Ce l'ha insegnato il signor Belvedere, yoga. È comodissimo, dice che rilascia i nervi. State attenti a non rilasciarvi anche l'osso del collo. Va bene. Ciao amore, come vanno le cose qua? Ciao tesoro. Oh, arrivo, è meraviglioso, fantastico. Ma lo credo, i bambini sono già diventati due equilibristi. Lo adorano, sono stati due angeli tutto il giorno. Sul serio? Hanno fatto colazione senza neanche fiatare. Roddy si è fatto fare il bagno e non ha cacciato uno strillo. E guarda, la ghiacciaia. L'ha accomodata, non funzionava da un mese. Ma che tipo, eh? Ma che cosa è successo ad Enrico? È malato? No, caro. A quanto pare Belvedere era un domatore anni fa e ha avuto una conversazione con Enrico stamane. Da allora Enrico va in giro in punta di piedi, non è straordinario? Insomma è un tesoro. Oh sì, e oltre a tutto il resto in 3 minuti ha messo insieme un'insalata che è un sogno. Mi fa venire fame. C'è una cosa sola, è un po' misterioso. Come sarebbe? Ecco, per 3 volte oggi quando ha finito le faccende è andato in camera e si è chiuso dentro. Ho sentito la chiave nella toppa, ho ascoltato alla porta ma non ho sentito nulla. Che cosa credi che combini là dentro?
Forse sarà a testa in giù, quello non fa molto rumore. È in camera adesso? No, è uscito a fare quattro passi. E perché parliamo sottovoce? Già, è vero. Ha detto che fa una passeggiata ogni sera prima di pranzo. Gli ho dato la chiave di camera, naturalmente, ma non sa che io ne ho una seconda. Sarebbe molto male se... Sarebbe vergognoso. Andiamo. Strano, gira nella toppa ma non apre. Qua, pasticcione, dai a me. Sei certa che quella sia la chiave? Ma sì, più che certo. Che strano, non funziona. Lei sta perdendo tempo, signora King. Salve. Buonasera. Poiché conosco la natura umana, immaginavo che loro avrebbero ficcanasato. È una nuova serratura. Ma non è possibile, non è venuto il fabbro qui. Non è stato necessario, signora. Io sono un fabbro esperto. Io non so che dirti. Avrà le sue qualità, ma devi riconoscerlo, è pazzo dalle gare. Arrigo, come puoi dirlo? Sarà forse un po' eccentrico. Scusami, babbo. Ma dobbiamo lavarci il viso e le mani per cena. Il signor Belvedere dice che la pulizia è la ricchezza dei poveri. Faremo presto. Devo commentare? No, mi arrendo. Do la buonanotte a Roddy. In fondo, signora King, la colpa è tutta sua. Se lei non fosse così bellina, non avremmo tanti marmocchi da affidare alla gente. Oh. Buongiorno, Belvedere. Abbia la cortesia di chiamarmi signor Belvedere, finché non le concedo di omettere il titolo, il che è estremamente improbabile, signor Appleton. Oh, davvero, io non intendevo offenderla. Mi dica, signor Belvedere, lei è perfettamente felice in casa King? Il deficiente è perfettamente felice ove che sia. Mi dicono che quei cari bambini le si sono affezionati e che la signora King lo considera un vero tesoro. Davvero? Sì, davvero. Ed è giusto. La mia mamma lo dice sempre, un buon servitore vale tanto oro quanto pesa. Se la sua genitrice dovesse ripetere questa originalissima frase, l'avverta che il suo detto è ormai vieto. Glielo dirò. Ah, a proposito, mamma è desiderosissima di conoscerla di persona. Perché non fa un salto in casa nostra quando le danno mezza giornata? Io non sono un domestico, signor Appleton. Dei miei pomeriggi dispongo a mio piacere. Oh, allora faccia un salto da noi a bere un bicchiere di vino. Non amo il vino e in quanto a far le visite senza invito è un'usanza che deploro. Oh, ma signor Belvedere, io la sto invitando. E io, signore, sto ricusando. Buongiorno. Gli faccio io la bocca, è un orrore. Va bene, sappiamo che sei una scultrice, ma fa presto, voglio che sia finito quando i bambini tornano a casa. Stai tranquillo, ci vorrà ancora un paio d'ore. Perché? Erna li portava a casa sua dopo il catechismo, faranno colazione con Susanna e col piccolo Bill. Buongiorno, signor Belvedere. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, signora King. Le piace questo freddo? Oh, pizzica, pizzica, ma mi aggrada. Che ne dice del nostro fantoccio? Signor King, doveva farne fare il viso a sua moglie. Ma l'ho fatto io. Ah, beh, tanto si scioglierà. Che cosa poteva esserci dentro quel pacco? Amore, è da tanto tempo che è qui, ormai ho rinunciato a interessarmi a quel che fa o pensa. Faceva rumore, ho sentito chiaramente un suono metallico. Anch'io. Se sta combinando qualcosa di illegale là dentro, noi potremo passare un sacco di guai, te ne rendi conto? Credi che potresti veder dentro da quel ramo? Senti, tu va a tenere d'occhio la sua porta. Se viene fuori, trova modo d'avvertirmi. Va bene.
Signor King. Eh? Ah! Ah! Dai, e faccia piano, per favore. Voglia star fermo. È una fortuna che non ci siano fratture. È una fasciatura da infermiere diplomato. Pochi saprebbero farla così. Questa è in sostanza quanto mi disse il generale Pershing durante la prima grande guerra. Lei è anche medico? Sono ortopedico. Signor Belvedere, c'è qualcosa che lei non sia stato? Sì, signora. Non fui mai né un ozioso né un parassita. Da dove è venuto? Quello, signora, era il pacco che lei e suo marito guardarono con tanta ostentazione. Sono avverso all'usanza di scambiarsi doni quando che sia, ma dato che loro ebbero la cortesia di darmi 3 paia di ottimi calzini di lana per il mio genetliaco, ho cercato per il loro anniversario di ricambiare con un dono che fosse gradito a tutta la famiglia. Che pensiero gentile. Grazie, signor Belvedere. Com'è carino. Sa cantare? Non ancora, ma glielo insegnerò io. Tesoro, basteranno 6 camicie? Sicuro. Ti vuoi portare il frac? Senti, cara, io vado per qualche giorno a Chicago per affari, non per diporto. Oh, è già tardi, eh? Sta tranquillo, Bill passa a prenderti. Erna ha detto che deve andare in città in ogni modo, così ti porta alla stazione in macchina. Oh. Vediamo un po', calzini, cravatte... Ah, il mio rasoio, me ne scordavo. Ciao, muso buffo, come va il bagno? Ciao. Ti mancherà tanto il tuo papà, vero? Eh? No. Ah, non guardarmi con quella faccia. Ridi, eh? Ti stai divertendo. Signor King. Mi sono adoperato per insegnare a Roddy che nel bagno non si danno interviste. La prego di non parlargli. Da bravo, Roddy. Prendi il guanto nella mano destra, così... E lavati. E niente conversazione. Non mi importa delle sue qualità. Certe volte quel genio mi dà ai nervi. Oh, non essere permaloso. Io ne vado pazza. Ma, vediamo un po' il biglietto, il denaro. Viene giù subito, sta salutando i bambini. Va bene. Quello là ha deciso di perdere il treno. Cosa aspetta? Fa presto, caro. Non hai che pochi minuti. Va bene. Siate bravi voi due, eh. Non fate disperare la mamma. No, babbo. E non vi pigliate qualche malanno. Addio, papà. Babbo. Addio. Arrivederla, signor Belvedere. Arrivederla, signor King. Stia tranquillo. Durante la sua assenza mi farò un dovere di sostituirla in tutto e per tutto. Grazie del pensiero. Caro, vedrai che ce la caveremo benissimo. Andiamo, si sono spazientiti. Telefonami se trovi il tempo. Mentre sei a Chicago, passa dalle mercerie Marshalli e vedi se trovi dei maglioni pesanti per Larry. Che è successo? Hai dimenticato qualcosa? Non parto. Perché? Ma perché non posso lasciarti sola qui con Belvedere? Perché no? Ma sei impazzito. Hai detto sempre che ti piace tanto? Mi piacciono anche le Dolomiti, ma non per questo ne sono innamorata. Un minuto fa hai detto che ne andavi pazza. Infatti, sono divorata dalla passione. Ehi, ma ti rendi conto che ora è? Non parto più. Non parti? Perché no? Questa torre d'avorio ha deciso improvvisamente che non può lasciarmi sola in casa col signor Belvedere. Oh, ma stai scherzando? No, non intendevo questo. Senti, io non penso nemmeno che tu mi faresti un torto col signor Belvedere. Oh, Giulio Cesare, staresti più tranquillo a Chicago se tua moglie nel frattempo dormisse da noi? Altro che, molto di più. E va bene, allora è deciso. Pensa che onore. La moglie di Cesare verrà a dormire a casa nostra. Addio, cara. Che stupidaggini. Non mi dai un bacio? No, io amo un uomo per volta e ho dato il mio cuore a Belvedere. No. Grazie, Erna, ciao. Addio, fai buon viaggio. E non far tardi, Bill. Stai tranquilla. Ma sai che era geloso sul serio stavolta. È una bella soddisfazione. Indubbiamente. Ma alquanto piccolo borghese. Signor Belvedere, non trova che ascoltare dietro alle porte non stia bene? Non sta bene, ma è affascinante. Ho particolarmente gradito di essere paragonato alle Dolomiti. Una rude grandiosità che mi si addice. Lo segnerò sul mio diario. Oh,
cosa vuoi? Mi fa male lo stomaco. Molto? Sì, tanto. Forse hai mangiato troppa cena. Ritorna a dormire e starei meglio. Non posso, fa male, dillo a mamma. Come faccio? Lo sai che adesso dorme sempre dalla zia Erna. Ma io voglio la mia mamma. Shh, stai zitto. Sono quasi le 3 di notte e finirei con lo svegliare Roddy e anche il signor Belvedere. Non mi importa. Senti, Tony, un'idea. Mettiti in bilico sulla testa come ci ha insegnato il signor Belvedere. Ci ho provato, ma sono vomitato. Va bene, va bene. Adesso lo sveglio, ma vedrai che si arrabbia. No, non credo. E invece sì, è un genio e ha bisogno di 8 ore di sonno ininterrotto. L'ha detto lui tante volte. Tieni, Tony, bevi un po'. Che cosa gli dai? Non è gin, è solo acqua fresca. La bottiglia dell'acqua si era rotta. Mettila giù. Perché? Un bicchiere d'acqua fresca potrebbe fargli bene. Senti, quando arriva tua madre, per conto mio, lo può annegare nell'acqua fresca. Ma per ora lascialo stare e mettila subito giù. È sicuro che ha chiamato il numero giusto? Fammi l'onore di supporre che non perdo la testa per un mal di pancia. Certo che è il numero giusto. Pronto? Sì. Come? Ah, sì, sì, la chiamo subito. Che è successo? Che vuole? Tony, sta male. Resi? Resi? Ciao, mamma. Come sta, caro? Sta un po' meglio? Credo di sì, un pochino meglio. Tony, tesoro, e gli ha misurato la febbre? No, ho constatato che ha un semplice mal di pancia, né più né meno. È tanto brutto il male, tesoro, fa vedere dove ce l'ha. Proprio qui. Avrei potuto benissimo far fronte da solo all'accaduto, ma il ragazzo ha espresso un femmineo desiderio per sua madre. Vieni, amoruccio, ora mamma ti mette a letto. Ecco qua, ora ti senti meglio? Mamma, tu dormi qui adesso? No, ora torno dalla signora Filby. Perché? Perché, beh, lasciamo stare, è una storia lunga. Voi due dormite fino a tardi domattina, io verrò a prepararvi la colazione. E non svegliate il signor Belvedere. No, mamma. E tu, cuccioletto, quando vedi un pacchetto di caramelle, bada che siano proprio caramelle. Pronto? Pronto? Signora Filby, le ho già reso noto per 3 volte di seguito che la natura ha curato il disordine gastrico di Tony. La signora King farà ritorno a momenti. Non verranno diramati ulteriori bollettini. Buonanotte. Che stupida donna. Mi rincresce che l'abbiano disturbato a quest'ora, ma sono sicura che ora dormiranno. Mentre io sarò afflitto da insonnia. E chi mai può essere? Se lei va ad aprire, si risparmia la curiosità. Oh, mi vorrà perdonare se la disturba, signora King, ma ho visto accendersi tutte le luci e sapendo che suo marito era a Chicago, mi sono sentito in dovere di accorrere a vedere cos'era successo. Grazie, va tutto benissimo. Ah, bene, non è stato che un gesto amichevole di offrirmi da buon vicino. Buonasera. O dovrei dire buongiorno. Si è fatto dare il cannocchiale da mamma per accertarsi che le luci erano accese. Oh, ecco, io... Oppure cercava forse del polline per i suoi fiori. Dunque? Bene, vedo che sono di troppo. Lei ha occhi di lince, signore. Verniciattolo maligno. Lei conosce qualcuno che ha un alveare? Cosa? Un bello sciame d'api gli sciuperebbe tutti gli iris. Lo so. Ma come farebbe per farle sciamare? Oh, non mi dica che lei è anche un apicultore. È la verità. Oh. Buonanotte. Ecco qua,
signora. Sono certa che lo gusterà. Grazie, Delia. L'ultimo che mi ha dato mi è piaciuto moltissimo. Bene, torni presto a trovarmi. Conti. Arrivederla, signora Everett. Oh, signora Gibbs. E così, mi racconti? E allora, come le dicevo, stanotte, o meglio stamattina presto, sono andato a casa dei King per una missione di carità. Tenga presente che il signor King è via da appena 3 giorni. E ha trovato Belvedere in pigiama e Resi King con una camicia velata. E si sono comportati senza una traccia di vergogna bevendo gin. Ma è una cosa inaudita. Come? Oh, ma ha più che ragione, mia cara. È mio dovere dirla a Orazio. Sì, sì, certo, egli tiene al decoro più che ogni altra cosa. Ufficio del signor Cammoni. Ah, sì, signora Cammoni, un momento, prego. Sì? La signora Cammoni al telefono. Ah, va bene. Sì, Marta, che volevi? No. Ma è uno scandalo. Tutti e due ubriachi. Beh, vai avanti. What else did she say that Clarence told her to tell you to tell me? Salve, ragazze. Buongiorno. Buongiorno, signor King. Come va, Peggy? Va tutto liscio qua? Oh, sì, signor King, tutto benone. Il signor Cammoni è stato contento che abbia risolto la questione. Meno male. Mi chiami casa mia, per favore, non ci sono ancora stata. Oh, ma il signor Cammoni voleva vederla appena arrivava in ufficio. Ah, va bene, a casa telefonerò più tardi. L'ho messo con le spalle al muro. Non aveva niente da ribattere, sicché ne ha parlato con i suoi clienti che hanno accettato le nostre condizioni. Molto bene, molto bene, Arrigo. Ed ora, signor Cammoni, mi dà quell'aumento? Prima di discuterne, Arrigo, c'è un argomento molto personale e anche molto penoso per me che sento essere mio dovere affrontare. Non so a che cosa si riferisca. Mi riferisco a quel tizio, a quel Belvedere. Belvedere? Ma che c'entra Belvedere col mio aumento? Mi è pervenuta notizia, Arrigo, che approfittando della sua assenza, sua moglie e questo Belvedere si sono dati alla pazza gioia. Eh sì, Resi, è riuscito benissimo. Ma non ti pare che il naso non gli somigli molto? Erna, vuoi aspettare che sia finito? Per me lei è un angelo, signor Belvedere, a dar modo a Resi di esercitarsi nella scultura. I miei moventi, signora, non sono del tutto altruistici. Un giorno richiederanno il mio busto per il Tempio della Fama. La sola virtù che le faccia difetto è la modestia. Io non la considero una virtù. Ah, io sì. È una delle cose che mi piacciono di Arrigo, è così modesto. Suo marito ha molte fondate ragioni per esserlo. Sai che per me è un miracolo che si possa prendere della terra bagnata, metterla insieme e farla somigliare a una signore persona? Signore di grazia, suggerirei di fare meno chiacchiere e più scultura. Oh, va bene, va bene. È molto stancante. Scusatemi, la colpa è mia. Ero solo venuta a farvi un salutino. Ora scappo. Buongiorno, signor Belvedere. Addio, cara. Addio. La sua mascella non va. La mia mascella è perfetta. La sua riproduzione è erronea. Evidentemente non ha mai studiato anatomia. E lei, sì? Ho sezionato vari cadaveri. Venga qui. Ora, se pone la punta delle dita alla base della mia mandibola, così, sentirà come si muove l'orbicularis oris. E adesso la mascella. Tenga pure. Continui così. Che graziosa scenetta domestica. Arrigo, non ti aspettavo fino a stasera. È evidente. Ti rincrescerebbe dirmi che cosa stavi facendo? Avevo permesso a sua moglie di massaggiarmi la laringe. Le faccio notare, signor King, che ha salutato sua moglie con scarsa cordialità, per non dir peggio. Lei non si mischi, io saluto mia moglie come mi pare piace. Arrigo, che cosa ti è preso? Ah, è una bella storia. Non ero tornato da 10 minuti quando Cammoni mi ha aggredito con tutti quei pettegoletti. Che cosa pettegoletti? Detto... Ma di che stai parlando? Chiacchiere sul conto tuo e di Belvedere, ecco di che sto parlando. E ti avverto che è di grave danno per la mia posizione. Oh, non declamare, non sei al tribunale. A sentire, Resi. E non alzare la voce, ti prego. Alzo anche il soffitto, se ne ho voglia. Benissimo.
Senti, Resi, io sono pronto a credere che queste voci di scene orgiastiche fra te in negligé e Belvedere siano alquanto esagerate. Ho capito. Ma... qui c'è la mano di Appleton. Sì, ma in fondo, quando sono entrato in casa poco fa, lo tenevi praticamente fra le braccia. Tanta pazienza, hai visto cosa stavo facendo? Non faceva che rendersi conto della mia struttura ossea. Lei stia zitto e ascolti. Ho ascoltato. E ho udito un tipico marito borghese reagire in maniera tipicamente sciocca a una situazione tipicamente priva di originalità. Ha ragione. E in quanto alle tue scene orgiastiche notturne, Tony ci ha fatto alzare alle 3 di notte perché aveva mal di pancia. Io sono corsa a casa e non ero arrivata da mezz'ora quando quell'odioso Appleton è venuto a ficcanasare a casa nostra. Oh. Sì, beh, mi ero immaginato qualcosa di simile. Senti, voglio ammettere che sia piuttosto sciocco. Molto sciocco. Ma... continua. Ecco, pensavo che forse semplificherebbe le cose per tutti quanti se il signor Belvedere si cercasse un altro posto. In altri termini, per dare soddisfazione a gente maligna come Cammoni, Appleton e la sua pestifera mamma, tu vuoi cacciare il signor Belvedere. Appunto. Questa è la sua ultima decisione, signor King? Sì. Mi dispiace, ma ho deciso. No, papà, no! Lascialo restare con noi! Ti prego, non papà. Se ne vada, signor Belvedere, la prego! Zitti, zitti! Vostro padre non è uomo da lasciarsi persuadere dalle preghiere. Non lo lasciare andare, papà, ti prego! Noi gli vogliamo troppo bene. Non andare, zia Lia. Non osare mai più in tutta la tua vita chiamarmi tuo zio. Per nessun salto della fantasia potrei mai essere un vostro parente. Io mi chiamo il signor Belvedere. È chiaro? Sì. Sì, signore. Sì, sì, signore. Così va bene. Cosa diavolo gli ha preso quello lì? I piccoli sono sensibili, signor King. Premoniscono una imminente sciagura. Ah, va bene, mi arrendo alla forza maggiore. Va bene, può restare. Sta zitto! Arrigo, è stato furbo a restare a casa. Non so che gli farei per avermi indotto a venire qui. Quella donna si intende di pedagogia quanto io mi intendo della coltivazione delle mandorle. A proposito di mandorle, hai fame tu? Sì, e sete anche. Oh, che ne diresti se facessimo una caffettina qua? Oh, è un locale costoso, mi sembra. Sì, ma c'è un'orchestra che è un sogno. Vieni, facciamo partire. Guardi, signor Belvedere, la signora King con la signora Philby. Sono loro, infatti. Oh, sarà meglio che non ci vedano qui insieme. Io scappo. Ha una sagacia superiore ai suoi anni. Grazie per questi appunti, mi saranno di enorme valore. Lei è una miniera di informazioni. Ah, non c'è di che. Allora, arrivederci. Grazie tante per il pasticcino. E il caffè, per piacere. Subito, signore. Guarda. Questa non me l'aspettavo, che uomo strano. Ero spesso chiesta dove passasse le sue serate libere. Si dirige verso qui. Sarà meglio che lo evitiamo, sennò le male lingue ricominceranno da capo. Al contrario, vorrei dar loro un motivo per ricominciare. Oh. Buonasera. Buonasera, signor Belvedere. Signora Philby, permettono? Ma certo. Prego, si accomodi. Grazie. Io immagino sia meglio chiarire subito che sono desolato, ma non ho né i mezzi né la presunzione di pagare per le loro consumazioni. Oh, non si preoccupi per questo. Erna ed io facciamo sempre a metà. Oh, quanto mi piace questo motivo. Io adoro ballare, ma Bill non lo può soffrire. Neanche Arrigo. Lei sa anche ballare, signor Belvedere? Io ballo estremamente bene. Avrà indubbiamente imparato da Fred Astaire. No, sono stato il suo maestro. Vogliamo ballare, signora King? Volentieri. Permesso.
signora Frisbee, non ho parole per dirle quanto ho goduto la sua conferenza. Grazie, signora Appleton. E anche la mia cara mamma l'ha gradita moltissimo. Che cosa hai detto, Camillo? Voce! Dicevo alla signora Frisbee che ha... Questo maledetto congegno sei guastato di nuovo. Ma signor Belvedere, lei balla come un angelo. Sì, lo so. Tesoro. È un po' tardi, mi sembra. C'era venuta fame, sicché abbiamo fatto uno spuntino. E indovina un po'. La conferenza era buona? Orribile. E allora perché ti sei trattenuta tanto? Senti, amore, se ti volti da questa parte e mi dai retta, te lo dico. No, no, ho sonno. Ma, caro, voglio dirti che cosa è successo. Ma me lo dirai domattina. Va bene, sogni d'oro. Sì, signor Camoni. Vuol venire da me un momento? Subito. Ebbene? Si sieda, Arrigo. La ditta legale di Orazio Camoni e soci gode di una fama senza macchia nella nostra comunità. Quindi? Quindi considero indispensabile che tutti coloro che ne fanno parte e le loro famiglie non vengano mai coinvolti in pettegolezzi scandalistici. Lei sta ancora ruminando su quelle stupide chiacchiere che si fecero mentre ero a Chicago? Io non rumino. Quella è una storia vecchia. Mi riferisco adesso a un incidente verificatosi invece stanotte. Un incidente deplorevole di cui sono appena venuto a conoscenza. Di chi si tratta? Si tratta di sua moglie, Arrigo, nonché di quel Belvedere cui lei dà ricetto. Ma senta un po', signor Camoni, io ne ho abbastanza. Se lei si siede, io le fornirò tutti i dettagli. Arrigo, mi duole profondamente doverglielo dire, ma... Ciao, amore, sei tornato presto. Perché non mi hai detto che eri andata a ballare con quest'uomo? Che altro ti hanno raccontato? Rispondi alla mia domanda, perché non me l'hai detto? Perché eri assonnato e antipatico quando sono rientrata e non hai voluto sentire, ho cercato di dirtelo. E perché allora non me l'hai detto stamane a colazione? So essere antipatica e assonnata anch'io. Il nostro incontro è stato puramente casuale, ma molto piacevole. Dunque lo ammette? Ma certo. E per giunta balla come un santo. Ma non mi importa se balla come San Vito in persona, a me non pensi? Tu balli molto male, caro. Senti, Resi, con la tua condotta mi hai reso ridicolo agli occhi di tutti. Sai che Camoni mi ha dato praticamente un ultimatum se io non... La smetta di affettare la lattuga! La vita deve continuare, signor King. Ma non continuerà con lei in casa mia. Arrigo, fammi il piacere di non perdere la testa e di chiederci scusa per questa ridicola scenata. Chiedere scusa? Dovrei chiedere scusa io per la tua indelicatezza? Va bene. Se tu vuoi permettere al signor Camoni di regolare la nostra vita, io prendo Roddy con me e me ne ritorno da mia madre. Ottima idea, non ho proprio nulla in contrario. Non è facile decidere chi di loro due si comporti più scioccamente, ma a me sembra che lei preceda di una corta incollatura. Lei non si mischi. Arrigo, senti. Come, sei ancora qui? Credevo fossi andata a casa da tua madre. Va bene, se è questo quello che desideri. Questo è esattamente quello che desidero. Sono d'accordo col signor Belvedere, ti comporti come... Ed è questo il guaio, sei sempre d'accordo col signor Belvedere. Beh, che cosa stai aspettando? Niente, so quel che mi resta da fare.
Lei ha distrutto la mia famiglia, spero sia soddisfatto. La stupidità non mi dà mai soddisfazione, signor King. Sua moglie ha ragione, dovrebbe chiederle umilmente perdono. Oh, se si illude che io vada in ginocchio a supplicarla di perdonarmi, se è sbagliata di grosso. Stasera torno ubriaco fradicio. L'ebbrezza è una forma d'evasione cui ricorre sovente la mente immatura. Non c'era che questo. Ah. Niente da Arrigo? Arrigo non scrive, io non mi aspetto neanche che si faccia vivo. Oh, ma certo, cara. Per questo salti su appena arriva il postino o quando squilla il telefono. Non sono mai riuscita a fingere con voi. No, cara. Qualche volta ti è stato possibile ingannare tuo padre, ma con me non hai mai potuto. E va bene, abbiamo litigato. A proposito di Belvedere? Sì. Arrigo è uno stupido. È diventato geloso e sospettoso peggio di un Otello. Avrei voluto tirargli il collo. Quando una donna vuol tirare il collo al marito, di solito ha torto. Ad ogni modo, poteva telefonare o scrivermi magari una cartolina dopo 3 giorni. Sei tu che te ne sei andata? Tu hai telefonato, scritto cartoline? Dopo quello che mi ha detto? Su, andiamo, telefoniamogli. Niente affatto. Ma come? Mi ha accusato, né più né meno, di... E va bene, avrà perso la pazienza. Arrigo è sempre stato così, cara. Sempre tutto pepe. Pepe. Già. Senti, papà, tu e mamma andate pure in campagna. Non ve la prendete per me. Io resto qui con Roddy. Staremo benissimo. Cosa è successo? Niente. Hai finito i compiti? Papà, quando torna mammina? Oh, non lo so, a giorni. Perché è andata via? Ma forse aveva nostalgia della nonna. Ma io ho nostalgia di lei. E anche Tony. Tu no? Sicuro. Sicuro. Perché non le telefoni? È già passata una settimana. Avanti, papà. Telefona. Perché non vai di sopra? È ora di dormire. Va bene. Papà, cos'è un tonto? È uno che non ha cervello. Uno scemo, uno stupido. Ah. Perché me lo chiedi? Perché qualcuno ha detto che tu sei tonto. E chi l'ha detto? Ecco, Dove crede di andare lei? Esco. È giovedì, ho la serata libera. Si ricorda? Ha detto lei ai miei figli che sono tonto? Non me lo sono neanche sognato. Ma se non desidera che si sappia che lo è, eviti di comportarsi come tale. Mi ascolti. Dimentichi il suo ridicolo orgoglio e chiami sua moglie. Quando vorrò il suo consiglio, glielo chiederò. Buonasera. Buonanotte. E non torni altro che per ritirare le sue valigie. La licenzio. Lei vuole scherzare, signor King. Tenga a mente che finché sarà assente sua moglie, lei sarebbe perduto senza di me. Ho una mezza idea di sfasciarle il muso per insegnarle a stare al suo posto. Solo un mezzo cervello genera mezze idee simili. E insomma... Ai, ai, oh. Dimenticavo di dirle che in gioventù ero un esperto nell'arte pugilistica. È arrivato il capitolo. Mamma. Mamma, che cos'hai? Elvira! Elvira! Sì, signore. Mamma, mamma, parlami. Sono il tuo Camillo, mamma, non mi spaventare. Mamma, Elvira, prendi sale. Mamma è svenuta. Sì, mamma,
Coraggio, mamma. Mamma. Oh, mamma. Mamma. Mamma, non mi senti? Mamma, mamma. Mamma, mamma. Mi porti tutti i nostri libri sulla diffamazione e dica al signor King che voglio vederlo subito. Sì, signor Cammoni. Ci siamo, ragazze. E state a sentire questo. Cosa? Questo capitolo sul signor Capponi, Orazio Capponi. Mi pare abbastanza vicino al bersaglio. Racconta che il signor Capponi si tiene in esercizio rincorrendo le sue impiegate per l'ufficio tentando di pizzicarle. Ma bene. Ma come ha fatto Belvedere a saperlo? Ma la verità sì o no, sei ancora tutta lividi. Quando lo leggerà la signora Capponi? Allora, me li portate quei libri? Il signor Capponi. No. Capponi! Buongiorno, Delia. Buongiorno. Mi dicono che si parla di me nel... Ah, sì, signor Maffiero. Lei viene nominato a pagina... 174. Allora, tanto vale che me ne dia una copia. Subito. Su, su, Emilia, non esagerare. Questo libro non è che un romanzo. Va bene, ne riparleremo stasera, a più tardi. Pronto? Pronto? Chiami i miei avvocati, subito. Pronto? Sì? Sì, sono io, la signora King. Ah, va bene. Pronto? Ora me la passano. Pronto? Ah, sei tu, Resi. Ah, sei tu, Erna. Credevo fosse... C'è qualcosa che non va? Qualcosa? Oh, bella mia, c'è tutto che non va. Non ti spaventare, non si tratta di malattie. È il tuo adorabile Belvedere. Ha messo sotto sopra tutto il colle dei tasseri. Sai, ha scritto un libro. Sì, lo so. Ho visto in questo momento l'annuncio. Dunque, raccontami, cos'è successo? Dunque, in primo luogo, Arrigo ha perso il posto. Perché? Per aver dato ricetto a Belvedere. Dille anche di me. Ah, sì. E siccome Bill voleva difendere Arrigo, hanno licenziato anche lui. Oh, signore. Senti, fammi parlare con Arrigo, passamelo. Come? E dove è andato? Ma non sappiamo, non è in casa. Probabilmente sarà andato a cercare qualcuna che lo possa consolare. Bill dice che... Pronto! Ci siamo riusciti. Ha detto arrivederci e ha messo giù. Io voglio l'autore. Tra qualche minuto verrà fuori. Va bene. Allora siamo pronti. Ora, signor Belvedere, mentre giriamo il film farò qualche domanda. Non si impressioni, rimanga perfettamente naturale. Giovanotto, sono raccomandazioni superflue. Io ho diretto moltissimi film. Oh, mi scusi, non ne sapevo niente. Allora, tutti pronti, silenzio. Silenzio, prego. Avanti, via. Dunque, signor Belvedere, vuol dirci come ha scritto questo suo libro? Con una penna d'oca. Ah, molto interessante. Ecco perché non faceva mai rumore. Guarda, è mamma! Mamma, mammina! Ciao, tesoro! Ciao, mamma! Oh, Tony, caro! Mi siete mancati tanto. Anche tu ci sei mancata. Roddy! Roddy! Dov'è papà? Dentro casa. Andiamo, presto. Signor Belvedere, i critici di tutta l'America sono unanimi nell'acclamare il suo romanzo quale capolavoro di un genio. Per l'appunto. E lei che cosa ne pensa? Trovo che non si sono sbilanciati. Papà, guarda, c'è mamma! Silenzio! Amor mio. Stiamo girando! Chuck! Oh, tesoro, sono corsa da te appena ho saputo quel che ti era successo. Stai tranquillo, tutto si accomoderà. Oh, amore, sono stato uno stupido. Sono d'accordo. Non è il caso di emozionarsi, signora. Non soffrirà la fame. Signor Belvedere, io non so più se farle le mie congratulazioni o... O sputarmi in un occhio. Ecco, già. Scelga lei. Signor Belvedere, la prego, non abbiamo finito. Lei è in errore, giovanotto, ho finito. Ho posato più che abbastanza. Oh, Erna!
Bill, non ho potuto ancora salutarvi. Ciao, Resi. Andiamo, cara, vieni, usciamo da questo manicomio, ho tante cose da dirti. Va avanti tu, ti raggiungo appena mi sono tolto questa gente di torno. Va bene. Ecco a voi, buona gente. Ah, sentite, adesso basta. Lei mi faccia il piacere di mettere fuori di casa mia tutta questa roba, eh? Allora, ragazzi, portate via. E questo è il prezzo della fama, signor King. Ma io non sono famoso. Lo diverrà. Il mio libro l'ha resa immortale. No, lei non può entrare lì dentro. Io entro dove mi pare e piace. Dov'è quell'impudente individuo? Ah, eccolo qui. Non si toglie il cappello lei quando irrompe in casa d'altri? Non le permetto di usare quel tono. Io uso il tono che mi pare. Lei mi ha licenziato, si ricorda? Sì, sui due piedi. L'ha voluto lei. Trovo la più viva soddisfazione nel consegnarle di persona questa citazione. Citazione? Ah, interessantissimo. Le faccio causa per $1 milioni per diffamazione. Benissimo, è una bella cifra tonda. E le farò causa anch'io. Bravo. Anche me. Anch'io, signor Telly. Mamma ed io le intenteremo parimenti causa e per giunta la faremo cacciare dalla nostra comunità. Eccellente. Con tanta pubblicità gli incassi del mio libro aumenteranno ancora, se è possibile. Loro due giovani accetterebbero l'incarico di miei avvocati difensori in queste cause? Dice sul serio? Signor King, non scherzo mai su $1 milione. Il denaro è la fonte di ogni male e io ne ho il massimo rispetto. Benissimo, signor Belvedere, saremo felicissimi di difenderla. Bene. Sei d'accordo, Bill? D'accordo. Lo studio legale King & Philby verrà aperto domattina. E garantisco che avranno molto da fare, perché noi daremo querela non solo a lei, ma a tutti coloro che le hanno fornito queste calunniose informazioni. Ottima idea. È bene attingere alla sorgente. È quello che farò. Nessuno di lor signori si è mai chiesto quale sia questa sorgente? Chi è l'individuo che sa tutto sul conto di ognuno qui? Chi è colui che da anni ha la ripugnante abitudine di curiosare e spettacolare sui fatti del prossimo? Chi di noi è al corrente dei vostri peccatucci con la commessa del fioraio? La signorina non ha fatto altro che consegnarmi dei fiori. Ma non erano fiori d'arancio. E lei, signor Maffiero? Lei mi ha ritratto nel suo libro come un celebre ubriacone. Non fu io a contare le bottiglie vuote nella spazzatura di casa sua. Un momento, prego. Vuole forse insinuare le che... Le mie parole cadono secondo giustizia. Ma io... E, signor Cammoni, chi di noi ha l'abitudine di leggere la posta altrui? Mm. La posta profumata al muschio? Oh, ma è oltraggioso. Lei vorrebbe quindi darmi la taccia di collaborazionista. Non sia presuntuoso. Mi spiegherò in termini che siano più alla sua portata. Lei ha sparso il polline, io ho mietuto i fiori. Ma io... Ma questo è inaudito. Sono stato più ingiuriato io nel libro di chiunque altro. È poeticamente giusto che il traditore venga giustiziato. Ah, è stato lei. No, Orazio, no, lasci che mi lasci spiegare. Specie di brutto vermiciaio. La prego, no, Orazio, no, la prego. Mamma, aiuto. Non so che darei per vedere il caro Appleton con quell'occhio nero. È quasi morto di crepacuore quando gli hanno calpestato gli iris. Ah, sì. Che ne diresti se ci dessimo la pazza gioia domani sera? Magari. Arriveresti a portarmi a ballare? Sì, ma ricordati che io non so ballare come il signor Belvedere. No, ma sei tanto più bello. Aspetta un po'. Non si può. E chi bada ai bambini? Io? Il semplice fatto di essere divenuto un uomo famoso non mi rende insensibile ai doveri che mi sono assunto. Signor Belvedere, lei è un uomo straordinario. Che progetti ha per il futuro? Mia cara signora, il Colle dei Passeri non è che il primo di 3 volumi. Ho calcolato che per gli altri 2 volumi mi ci vorranno 2 anni. E ha deciso di scriverli qui? Naturalmente. Ah. Per i posteri è indispensabile che l'intero capolavoro venga scritto sotto lo stesso tetto. Questa casa diventerà un tempio. Mi sorprende che lei desideri restare. Non è tanto comodo per lei. E ha dichiarato che i bambini non le piacciono neanche. È esatto. Signor Belvedere? Signora? Credo sia mio dovere avvertirla che fra qualche mese arriverà un altro bambino. In tale caso lei avrà in me un valido aiuto. Sono stato anche ostetrico.